amiche, amici trans, gay, amici della Xela, siamo nel posto dove l'anno scorso abbiamo infranto la legge fumandosi questo cartello meraviglioso, ne siamo passati con la macchina. Ed ero con lui, ero proprio con lui. Io sono uscito di galera proprio oggi. Oggi? E sono tornato qui per togliere il cartello. Per sfida, esatto, ora poi taglieremo il cartello. Ragazzi, siamo nel posto veramente segreto che l'ha scoperto Alessio ieri. Ieri, giusto. Giusto? Giusto. Proviamo per la prima volta come sarà questo... Spiegacelo un po'. Questo posticino, diciamo, sì, in mezzo al fiume, sembra che non ci sia nulla, c'è una pozzettina vasca da bagno, con ieri che mi sono messo in ginocchio, c'era delle sverghe di così. Barbie in questa maniera. Bello. Oggi ci proviamo, bene bene o male male. O male male, o se no ci spostiamo. Bigattini, ci siamo. E noi andremo laggiù. A dopo. Allora, la pozza è questa. Si può pescare con le mani. I pesci sono tutti qua sotto. Qua sotto. E poi però vabbè, continua la pozza. Bella anche sotto. Questa è tutta roba da Barbie. Io poi vado in quel pianone laggiù io. Mi ci fiondo con la fissa. Va bene, dai. Forza e coraggio. Come si fa a pescare tutti? Vai e portami fortuna. Grande posto è questo. Mi sono riappacificato con la pesca itinerante. Laggiù Alessio ha preso un barbo prima, mitico, ha preso un bel barbetto, ci siamo allontanati perché là la pozza è veramente piccola. Io ho trovato questo raschio che, ragazzi, non riesco a camminare dalla pelle d'oca che c'ho. Meraviglioso. Lì c'è un metro di fondo, è meraviglia. Ho già strappato uno, un bel cavedano, da come tirava era un cavedano, e ora vediamo un po' cosa succede. Padella, padella. Un bel barbetto. Piccolino, ma stupendo. Eccolo qui. Bellissimo. Ora ovviamente lo liberiamo. Ragazzi, ho il mostro in canna. L'ho fermato, ok, perfetto, è tornato su. Il mostro, che poi non è un mostro, ma pescando con lo 010 potrebbe essere impegnativo, eccolo qua. Cos'è, un piranha atomico? Mamma mia, che partenza che ha fatto. Meraviglioso. È un barbo. Prendilo. Dai, adesso ci sono i mostri. Qui no, vabbè, questa qua la misura, questa qua la taglia perfetta. Mamma mia. Un po' più grosso, non so se sarei riuscito a tirarlo fuori perché ha puntato proprio sotto le piante, incredibile. Dai, vieni. Guarda che bello, vai che lo sbaglio. Bello, bello, bello. Porca puttana. L'ho sentito in canna, ma niente. Allora, sposta, sposta, siamo arrivati dove eravamo ieri. E Alessio, guardate un po',
c'ha già il mostro in canna. Siamo appena arrivati, eh? È un barbo, sai? Bello. Bello, bello. Ma qui è pastura, pastura, arrivano i barbi. È risaputo. Perché tanto pastura anche io, così arrivano anche da me. Sì, sì, no, ce l'ho, l'ho visti, li vedo, ora li vedo. Viaggiano delle navi di Cavedani qua sotto, impressionanti. Bello. Bello, Ale. Fermo, fermo, fermo. Bello. Bello, bello. Fermo. Alessio è nella buca dei barbi, eccola. È un bar. Anche io vorrei che vedano. Infatti mi sto. Ora mi metterò a barbi perché mi sto tagliando fuori tutti i pesci. C'è pieno di cavedani qua sotto che viaggiano, ma no, non c'è verso. Belli, giganteschi. Infatti io mi sono alzato, mi sono proprio spallinato di brutta maniera. E dai, andremo a pescare i barbi. Andrò a pescare i barbi. Bello. Bello, bello, Ale. Sono attenti, eh. Bella fresca. Vai, bello. Fai vedere? Stupendo. Eccolo qua. Ragazzi, Alessio sta comandando, eh. Ecco. Guarda, guarda io cosa ho preso. Guarda qua. Una bestia di Satana. Invece Alessio no. Sta prendendo oggi, eh? Sì. Barbo. Niente, dai, mi devo mettere a barbi. Non avevo voglia. Faccio ancora una mezz'oretta così. Ma chi vuole? Non è solo a barbo, eh. Però quando va giù cala. No, io sono proprio a galla per il cavedano. Eh? Io sono a galla per il cavedano. Dai. Bello, bello. Allora, niente, ragazzi. Mi hanno sfidato i barbi, cosa vuoi farci? Volevo i cavedani, io non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta perché non ho lo 0,8 come finale. Arrivo al massimo allo 0,10. E niente, va bene. Ci siamo dedicati ai barbi, prima cala. Questo è più grosso, eh? Questo è più grosso di tutti. È bello questo. Meno male che mi ha fatto una fuga là sotto le piante. E sono riuscito a fermarlo, non so come, sicuramente non per bravura, ma... Oh, addio, addio, ecco, ora se ne va, ora se ne va, ora se ne va, ora se ne va. No, si è fermato. Vieni proprio indietro. Lo spiaggiamo e poi lo slamiamo. Bello questo, eh? Molto bello. Non è niente male. No, ma guarda, 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 è ripartito. Ma guardalo. La bestia. Allora, non vuole essere spiaggiato di là, lo spiaggi di qua. Perché ovviamente il rettino è rimasto in macchina. Ovviamente.
Bello, bello, bello. Bello, bello. E no, no, vai, 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 così rimangi un'altra volta, vai, bravo. Lì ti volevo. Madonna, guardate là che tocche, che. Miseria. In diretta le tocche. Spero che si veda il galleggiante. Ecco, eccolo qua così, l'hai visto? La bestia di Satana. Allora ragazzi, siamo invasi da queste, da questa roba qua. Cavedanelli, scardoleda, sì, cavedanelli, laschine, vaironi, però roba veramente piccola. Mi sono spostato, adesso è una pena va scoperta più in su, che ieri comunque facendo così ho scoperto un bel posticino. Qua si vedono viaggiare dei cavedani giganti, ma non vanno in pasto, o meglio, mangiano quelli che lanci, ma non mangiano quelli che hai innescato. Ci vorremmo uno 0,8 come lenza, che non abbiamo, quindi va bene così. Facciamo ancora due calate e poi, visto che a mezzogiorno, ce ne andiamo. Ciao Bill. Ciao Barbo. Ragazzi, c'è poco da fare. Quando la classe non è acqua, uno recupera per rilanciare e si trova attaccato al bar. Già che c'era, poteva essere un pochettino più grande, però. Vabbè. Allora. Vabbè, dai. A me la boccassero questi, ci si diverte. Tutta mezza. Tutte mezze seghe, incredibile. Dai, slamiamo e via. Il tarpon dell'Everglades. Eccoci qua. C'è il bigattino che si sta mangiando il pesce. Via, 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 lo libero prima che se lo finisca tutto. Vai. Una bella ferrata in diretta. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Minchia. Questo super barbo. Quanto è? Un chilo e mezzo. No, no! E con questo si conclude la mattinata di pesca. Davvero? Come l'hai buttato via? Hai buttato via di pranzo? Mangerò le lasagne. Va buono.